La vignetta di Staino, Monti dice no alle Olimpiadi, tanto dal settore A3 le avremmo viste poco e male, dice sostanzialmente Bobo. Allora, a questo punto andiamo nello studio della radio, di Radio 2, dove c'è Caterpillar AM. Vediamo se sono pronti i nostri amici. Ardemagni, Eccoci Sorbelli e qua. naturalmente Eccoci. Benedetta Tobaggi. Allora, io so che Buongiorno. Buongiorno, state cercando direttore. di seguire le Olimpiadi di Londra e speriamo che possiate seguirle anche per noi. Vediamo se la RAI Sarebbe ce lo fa fare. bellissimo. Allora, sei Sarebbe in un mezzo sogno. alle polemiche fra Grasso e Celentano, c'è lo spazio per fare un po' di informazione non convenzionale, quindi libera. E quindi Perché libera. noi dovremmo seguire strettamente le Olimpiadi, ma la Londra delle Olimpiadi è Beh, diverso. lo È immaginavo. certo, che Sai, meraviglia. le Olimpiadi io me le seguo senza commento. Ah, ecco, è certo. Lei ne ha fatte, direttore? Ne ha mai No, no, fatte di no, no. Olimpiadi nella sua carriera? Assolutamente no. Non sum dignus. No, vabbè, lo sento. Senta, ci dica invece subito, ci dica No, subito il fatto del ecco, giorno. no, Filippo, prima che tu dica, Sì. noi stiamo già scrivendo la recensione delle Olimpiadi. Certo, di Esatto, Aldo perché Grasso. come insegna, Ci dica subito cosa dice di Sanremo, perché qui non si parla d'altro nei bar, nelle edicole, insomma, questa mattina puntata incandescente di non si Caterpillar scappa. AM. È solo Celentano, è arrivata anche la risposta del direttore dell'Avvenire L'ho letta, l'ho online a letta. Celentano. L'ho Ha letta, visto? l'ho letta. Sì, Insomma. guarda, io devo dire che ieri Sanremo non l'ho visto perché ho fatto la cosa Era in più onda. conformista del mondo. No, 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 ho fatto la cosa più conformista del mondo, sono andato a cena fuori con mia moglie. È San Valentino, ma San giusto. Valentino! Bravo. Grande Numero direttore. uno, numero uno. E quindi Perché ammetto di Sanremo essere. boicottava l'amore, ma lei non ha ceduto. Ammetto di essere impreparato. Devo dire che se uno invita un personaggio come Celentano, poi deve accettare che possa liberamente dire quello che ritiene, no? Non vi Certo. pare? Beh. Poi mi sono molto divertito, sai, un po' di fiele che cade dal dentino con Aldo Grasso, perché il bastonatore che fu bastonato, come dire, è un tema che noi giornalisti non fa. Siccome lui si diverte moltissimo a dire malissimo di cose che spesso manco vede, ma che non gli piacciono per principio, perché non fanno parte della sua sfera di interesse, questa volta è stato bastonato Aldo Grasso. La parte sulla Grecia che ho trasmesso è assolutamente condivisibile, cioè Ah beh, non c'è certo. dubbio alcuno. La parte che abbiamo sentito pure prima, quella su Avvenire, io sono perché non chiuda nessun giornale, figurarsi a cominciare dal Manifesto, ma insomma per continuare con Avvenire e quanto altro. Però mi pare proprio una polemica fra cattolici militanti, no? Eh sì, una Perché polemica interna. sì, non gli è piaciuto l'atteggiamento nei confronti di Don Gallo della ufficialità e gli ha detto: ma insomma, parlate di Dio, parlate meno di politica. Insomma, sostanzialmente, Sì. dopodiché Tarquinio risponde: abbiamo letto benissimo la sua risposta. Dice: parliamo di Dio, ne parleremo sempre di più. Immediatamente dopo abbiamo preso un giornale laico britannico, sicuramente non cattolico, Independent, che parla Ah. del disastro dei bambini denutriti del mondo. Quindi anche noi, nel nostro piccolo, È diamo certo. un obolo. Insomma, mi sembra che tutto Beh, questo temi, ci sia. diciamo. Temi ne ha messi molti sul piatto Celentano. Forse il dubbio che c'era venuto ieri sera guardandolo era che fosse stato in realtà un programma dentro il programma, perché è durato un'infinità, più di un'ora, una cosa Certo. enorme. E venivamo da un monologo iniziale di Luca e Paolo di un'altra mezz'ora, grosso modo. Per cui in realtà le canzoni sono un po' scomparse Sì. dentro tutto No, questo. voi lo dite, eh. Io mi taccio perché non vorrei essere gratuitamente e populisticamente Io polemica ribadisco, contro durante Sanremo. Celentano mi sono visto un po' di Ballarò con Boldrin che diceva la sua, un po' anche di Champions League, il Barcellona Pure. che vinceva col Bayer Leverkusen, girava, era ancora sullo stesso tema Sì. Celentano. Beh, ci
buttava dentro anche una gara di Formula 1 sì. In tutto il monologo di Celentano. Due baci alla piega, perché era pur sempre San Valentino. Ma io posso dire una cosa che non si deve dire, poiché alla fine deve poi... dirla. Ecco, allora, io la cosa che non si deve dire è che Sanremo è stata una cosa straordinaria, perché in qualche misura era, come dire, l'autobiografia della nazione tanto tempo fa. Eh sì. Ma che lo si voglia ancora così è un po' una follia, cioè il mondo non vive più di quelle canzoni, cioè, era terribile mamma, mormora la bambina mentre piena di pianto agli occhi, alla tua piccolina non compri mai i balocchi, ma era un pezzo di una cultura d'Italia, oppure mamma solo per te la mia canzone vola, oggi vola, certo. Non è così, quindi in qualche misura è persino inevitabile che le canzoni perdano spazio rispetto alla faccenda. Poi c'erano Belen e la Canalis, no? La Canalis c'erano? Sì, c'erano. Allora, c'erano, a noi è piaciuta soprattutto come bravura, ecco, cioè, la Canalis non ti acci in mezzo a no, te, no. È... A te. No. Allora, no, io dico la Canalis perché grandissima, la bella cieca artista. Non c'era, c'ha una, non no, c'era, un problema, ha preso una cervicale, una cervicale, colpo della strega o qualcosa di simile. Direttore, io commentavo c'è Rai e Rai, perché con un po' di torcicollo io sono qua, ma sono solo i 39 di febbre, insomma, qua chissà cosa c'è dietro. Dietrologa complottista. No, bravissima. Sulle vallette assolutamente, proprio la mia dietrologia sulle vallette è infinita. Io direi artisticamente bravissima la Canalis, ha fatto una parte da grande attrice. Cioè, lei e Meryl Streep che fa la Thatcher, praticamente sono lì, sono quasi proprio... uguale. Quasi Si trattenne, prego. Invece abbiamo sentito... Il suo ex fidanzato non fa una grande... Come si chiama? Clooney? Ah, Clooney. Non fa Clooney. Una grandissima figura in uno spot pubblicitario, no? Lui è qui, lui ha queste due vite, no? Da una parte fa sempre le pubblicità, neanche poi così, e dall'altra fa dei film invece molto belli. L'ultimo Lady di Marzo era molto bello. Bello. Adesso c'è molta aspettativa anche per il prossimo, in cui esce dai panni del sex symbol. Adesso mi sfugge il titolo. Però, direttore, se vuole la notizia, ce l'abbiamo anche oggi. Perché abbiamo sentito pochi minuti fa il vaticanista del TG1, Aldo Maria Valli. Mitico. Chiedo di figli. Ha un numero di figli, 5 credo, 5 o 6 forse, 5, sì. Almeno 5, coerente con almeno 5 secondo me. I dettami di Santa Roma Chiesa, io però assolutamente si può dire, ma però direttore anche lei vede, ma lei è un uomo di rottura. Hai visto? Allora Aldo Maria Valli, Aldo Maria Valli ci ha detto che insomma la tensione adesso tra Rai e Vaticano si ricompone subito, grazie anche a lui insomma ci sarà lavoro e non desta preoccupazione l'intervento di Celentano in Vaticano. Però la cosa che ci ha lasciato veramente sbigottiti, noi gli chiedevamo del complotto cinese, il Papa muore fra 12 mesi eccetera. E lui su questo ha detto, ma no, quelle insomma sono voci. L'altra cosa però ha detto, ma invece l'ipotesi di missioni, che era uscita l'altro molto... a Radio 2 qualche giorno fa, è plausibile per due motivi. Uno è che il fatto, lo stesso il diritto canonico lo prevede, non tutti lo sanno. E secondo, Papa Ratzinger, lui stesso aveva paventato questa possibilità ai tempi, quando era ancora cardinale, ai tempi di Giovanni Paolo II. Quindi, se due indizi fanno un sospetto, questa ipotesi non è scartata del tutto. Noi siamo rimasti abbastanza colpiti. No, è una cosa di cui parlavo ieri anch'io con la nostra vaticanista e con altri e altre persone, diciamo, informate dei fatti. Perché non è un'ipotesi da escludere. Fra l'altro ho appena rivisto il film di Moretti. Allora non vorrei sprecare termini, ma insomma è quasi profetico. Questo discorso finale del Papa che dice ecco, di questo ci vorrebbe, ma io non sono in grado, no? Questo dice, e quindi non lo posso fare. Papa Ratzinger effettivamente non ha escluso l'ipotesi che il pontefice si possa dimettere, ne ha parlato una persona serissima e per niente, che non ha niente a che fare con i veleni e con i giochi di curia, come Monsignor Bettazzi. È vescovo emerito di Ivrea, quindi naturalmente il Vaticano nega, ma non è, non è escluso. Effettivamente non è escluso. Ma... io leggevo l'Osservatore Romano sull'opera riformatrice di questo pontefice, che sicuramente c'è. Diciamo che dove cade
e oggi c'è sul Fatto una testimonianza, diciamo, che colpisce. Dove cade? Cade che probabilmente lui è molto più coraggioso nella sua azione di riforma di quanto non sia stato felice in alcune scelte di uomini. È un po' un papa tecnico, però, un po' papa tecnico. Sì, però, ma infatti, direttore, mentre citava Bemus Papa, mi veniva in mente che il gran rifiuto per il momento l'ha fatto Monti sulle Olimpiadi, comunque. Sì, dei due sì, dei due sì. Per adesso non so se potrebbe essere l'Italia. Forse la notizia del, non neanche del secolo, del millennio, perché Ardemagni mi venga in aiuto su questo, papa di tanti papi ne sono morti tanti. Quinto. Ma di Messi sì, però, lei mi insegna che dimesso un papa se ne fa un se fa. Eh no, capito, però altro, certo, cioè. Però insomma, le dimissioni del papa sarebbero una notizia forse dopo incalcolabile. Sì, poi quella volta lì l'ha raccontato Dante, questa volta siamo messi un po' peggio anche sì, per la cronaca, però lei è pronto Mineo nel caso. Dante tocca a Benigni, eh. Va bene. È giusto, il gran rifiuto. Sì. Beh, adesso a questo punto abbiamo un discorso super vignetta, però. Super vignetta, certo, Cinzia Poli. Eccomi. Monti ha deciso che Roma non sarà la sede delle Olimpiadi. Bersani l'aveva detto che bisognava candidarne almeno due. Grazie. È un po' allora, così, domani. Come le primarie. Grazie, direttore. Subito dopo la pubblicità, credo la pubblicità, Laura Tangherlini e le nostre notizie.